Esordio da play, gol, prestazione maiuscola, il piccolo sogno firmato Matteo D'Agasso. Sì, è stata una serata indimenticabile per me. Finalmente sono riuscito a fare il primo gol con questa maglia e sono contentissimo. L'unica cosa, come ho già detto prima, che mi dispiace è che purtroppo non c'era la curva, però comunque, cioè, speriamo. Comunque è stata una serata bellissima. Ecco, chiaro che tu sei un giocatore giovane e quindi devi rispondere dove vuole il mister, io gioco. Però se potesse scegliere Matteo D'Agasso, play o mezzala? O a due c'è un eventuale centrocampo a due? A due ci ho giocato poche volte, però quindi non so dirti. Nella primavera nel settore giovanile ho ricoperto entrambi i ruoli. Quale ti piace di più? Forse mezzala, però mi trovo bene in entrambi i ruoli. La partita di questa sera, un super Plizzari all'inizio, quando forse l'unico errore di Pellacani in tre partite ha mandato un giocatore tu per tu in area, poi dominio biancazzurro completo. Sì, magari là ho sbagliato anch'io che potevo farlo prima, però comunque Plizza, lo sappiamo, fa la differenza. Dopo sì, siamo riusciti ad esprimerci bene, abbiamo fatto tanti gol, ci siamo divertiti, quindi è stata una bellissima serata. Andiamo su quel calcio d'angolo battuto, il pallone che viene ribattuto, diciamo così, fuori dall'area di rigore, arriva D'Agasso e? Ho controllato il pallone, ero già partito con quell'idea di controllare e calciare, fortunatamente è andata bene, c'è stata anche una piccola deviazione, quindi a Perugia avevo preso il palo, adesso per fortuna è entrata. Poi diciamo che sei stato anche grande attore protagonista nel gol di Cangiano a Ferrara, no? Davanti a 1000 persone, la pressione alta tua per il recupero di Cangiano. Sì, vabbè, poi là anche Gianmarco è stato bravissimo a calciare in porta da fuori area e quella anche era stata una bellissima serata, c'era tantissima gente da Pescara, quindi sono contento di come sta andando la stagione. Prima ci sarà la Coppa Italia, ma poi ci sarà Ancona. Hai detto c'era tantissimi tifosi di Pescara a Ferrara. Immaginiamo ce ne siano altrettanti, se non di più, ad Ancona. Ti candidi per mantenere quella maglia da titolare? Ah, le scelte le fa il mister. Io penso solo a sfruttare le occasioni quando mi vengono date. E poi ovviamente è il mister che decide. Quindi niente, va bene così. Dai, faccio un sorriso. So che sei un po' timido, ma lo puoi fare un sorriso. Il sorriso di Matteo D'Agasso, anche quello di Andrea Mazzetti dietro la telecamera. Autore del 2-0. Grazie a Matteo D'Agasso.